Allora, cari amici, eccoci qua. Saluto tutti quanti coloro che sono vicino e che sono lontani. Allora, l'argomento di cui oggi voglio parlare è la formazione e la risoluzione dei problemi dell'uomo, il che, considerando il 2020, tocchiamo un argomento molto importante che va dalla felicità, dalla serenità, dal benessere, dalla salute e, buon ultimo, dalla salute, insomma, in termini molto precisi. Per la pandemia anche in corso e tutte le paure che ci può creare questa pandemia. Il punto fondamentale da tenere in considerazione è sempre l'equilibrio personale, l'armonia con noi stessi, del fatto che ci troviamo sempre a gestire un dualismo presente in noi, a seguito della legge di riflessione, che è la componente animistica della nostra mente. La quale afferma che qualsiasi cosa viene riflessa praticamente nel suo inverso. Per cui stiamo parlando, pensate, della legge sistemica del verso e dell'inverso, di ogni cosa e di tutte le cose, perché proprio attraverso questa relazione contrappositiva tra il bene e il male, tra il positivo e il negativo, tra la salute e la malattia, che praticamente l'individuo può trovarsi ad alimentare a sua insaputa l'avatar del male, ossia un pensiero negativo di noi stessi, un'idea negativa di noi stessi, oppure l'avatar del bene, ossia un'idea, un pensiero positivo di noi stessi. Certo che per quanto riguarda il positivo, il bene e la salute, quindi tutti i dati buoni, certamente, non abbiamo la necessità o bisogno di migliorare un qualcosa o di superare traumi e disagi della nostra vita. È che quando le cose non vanno come dovrebbero andare, che in questo caso nasce il problema. E questo problema può spaziare in diversi campi, nel settore delle relazioni, non solo affettive, ma anche professionali. Quindi parliamo di crescita personale. Fare un qualcosa per migliorare le nostre prestazioni. Questo è possibile. Qualsiasi ansia, qualsiasi paura, qualsiasi insicurezza può essere vinta attraverso una adeguata ristrutturazione personale, riequilibrio personale. In altri termini, cercare di capire quali sono le cause che ci portano a questo disagio che noi viviamo. E come superarle, perché il sistema, diciamo, logico e razionale della cultura prevalente ci porta a vedere le cose solo da un punto di vista oggettivo, che noi potremmo definire allopatico, ossia praticamente tu accusi un sintomo, un difetto, un impedimento di qualsiasi tipo e noi interveniamo su questo difetto, su questo impedimento. O su questo sintomo, sia di malessere, quando parliamo di sintomi, parliamo del dolore dell'anima, per cui andiamo a toccare quattro punti fondamentali: l'ansia e le paure, che poi si possono trasformare l'ansia in angoscia e la paura in panico. Sono naturalmente disagi e impedimenti molto importanti che limitano i nostri sogni, la nostra progettualità, i nostri obiettivi. Pensate che esiste un assioma di base della nostra filosofia analogica relativa alla qualità della vita che afferma che felice è colui che persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza. Quindi praticamente nella formazione dei problemi si prende in considerazione questi tre elementi fondamentali, che sono il primo, perseguire i nostri sogni. Quindi non dobbiamo sempre svegliarsi la mattina e avere un obiettivo da raggiungere, una progettualità, è quel qualcosa che ci dà la motivazione a vivere con gioia la vita e la motivazione è una cosa importante, fondamentale. Pensate, la motivazione è quel qualcosa che trasforma un desiderio in sogno. Quindi non basta avere o percepire un desiderio,
È necessario e importante che questo desiderio si possa trasformare in un sogno, come a dire praticamente in una sostanza, in un'oggettività precisa, come a dire che praticamente la forma deve diventare e divenire sostanza. Se rimane forma pensiero e non sostanza oggettiva, tutti vogliamo stare bene, tutti vogliamo il benessere. Tutti vogliamo la ricchezza, tutti vogliamo la salute, ma vorrei precisare, per far sì che tutto questo si possa conquistare, perseguire, occorre fare un qualcosa. Insomma, potremmo dirla che siamo in un certo senso svantaggiati, perché se non facciamo nulla andiamo incontro al male, non c'è niente da fare, quindi al difetto, all'impedimento, ossia a qualsiasi cosa che ci impedisce di realizzare i nostri sogni. Se non facciamo nulla, se facciamo qualcosa possiamo conquistarci veramente la felicità, la gioia e la salute. Per fare questo però dobbiamo, uno, perseguire sempre costantemente i nostri sogni, secondo, farlo con libertà decisionale. Quando noi parliamo di libertà, parliamo di potere decisionale, di scelta e di conquista. Quindi tu devi essere in grado di poter scegliere, di poter decidere. È fondamentale questo, costantemente, giorno per giorno, attimo per attimo, tu prendi delle decisioni, fai delle scelte. Quindi devi essere in grado di poter espletare questa funzione. Se tu espleti questa funzione con motivazione e con slancio anche di volontà, quindi tenacia. Tenacia atto a superare difficoltà e impedimenti, ecco che praticamente tu puoi perseguire i tuoi sogni. È fondamentale che questo si realizzi, però devi essere libero. Ma non basta, devi avere dei sogni, punto. Perché spesso i meccanismi di difesa, le paure, ci creano delle condizioni che non riusciamo più a individuare i nostri sogni, e questa è una cosa triste. Si passa in una profonda depressione, se non si ha un sogno nella nostra mente da perseguire, da raggiungere. Dopodiché occorre essere liberi per poterlo fare, e quindi vuol dire non vincolati da condizionamenti, da paure, da ansie, ma liberi di poter prendere decisioni. Ma terzo, c'è l'altro punto, che voglio dire, non è facile, ragazzi, essere felici. È quello di essere in pace con la propria coscienza, il terzo elemento, pace con la nostra coscienza. Ora, che cos'è la coscienza? È la consapevolezza del nostro sé, ossia è la consapevolezza di ciò che è istituzionale e di ciò che è trasgressivo. Questo è molto importante, perché nel momento in cui parliamo di coscienza, esiste, come si dice in religione, la possibilità del peccato. E quindi della trasgressione ai ruoli istituzionali, quindi ai codici etici delle persone stesse. Tutti quanti noi abbiamo un codice etico. Questo codice etico è stato, diciamo così, formato dentro di noi dai nostri miti. Ecco, questo è un punto fondamentale. C'è una netta differenza tra mito e simbolo e lo dobbiamo finalmente analizzare a fondo. Il simbolo è qualsiasi cosa che ci coinvolge, quindi praticamente assume un potenziale ipnotico, si può dire, di affascinazione e di incantesimo, vale la pena di dire anche questo, nei nostri confronti, tanto da condizionarci certamente il nostro essere e il nostro avere. Ora però il mito è un qualcosa di più del simbolo, è praticamente un'idea, una forma pensiero che delinea praticamente l'essere buoni o essere cattivi. E questo è un punto fondamentale, in quanto ci dice quali sono le regole comportamentali. Quindi dentro di noi si forma attraverso i miti, quei personaggi, intendiamoci, non solo mitologia, ma soprattutto personaggi della nostra vita, che praticamente contribuiscono a crearci questo codice etico, ossia ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Un codice etico
che poi sei tu a dover gestire, noi diciamo a essere il demarcatore del bene e del male, come a dire che sei tu che devi decidere a tempo reale quale decisione o quale cosa da fare è bene e quale è sbagliata. Ecco, purtroppo le cose non vanno così, ci sfugge di mano questo controllo. E alla fine non siamo noi l'arbitro della nostra vita che definisce trasgressioni e istituzioni, ma sono altre persone, altri simboli, altri miti che invece regolano appunto il nostro agire. Pertanto perdiamo il senso della progettualità e pensiamo che noi potremmo non vivere problemi. Se siamo bravi ragazzi, se rispettiamo le cose che è dovere e quello che noi dobbiamo fare a livello istituzionale, mentre siamo cattivi ragazzi se optiamo a livello trasgressivo al codice etico. Quindi la linea di demarcazione è il nostro codice etico dettato dai nostri miti. Pensate che nel campo della religione potremmo parlare di 10 comandamenti. Un buon cristiano è colui che osserva ed è devoto ai 10 comandamenti. Non fornicare, per esempio, sta a indicare che praticamente quando si va a fornicare, risposta, quando praticamente ti basi sul desiderio fine a se stesso, ossia in altri termini. Non c'è in te una motivazione sostenibile se non quella passionale, per esempio. Tutte le altre motivazioni sono negative e tu accedi alla trasgressione, il che non è nulla di sbagliato. L'importante è avere sempre la motivazione sostenibile del perché fai questo strappo al codice etico, perché purtroppo ci possiamo trovare in condizioni in cui prendiamo decisioni trasgressive. Ma poi non siamo in grado di poter portare al successo queste decisioni e quindi praticamente possiamo andare incontro a un fallimento e malgrado tutto abbiamo fatto soffrire persone care per queste decisioni che noi abbiamo preso. Ecco che si intravedono la luce dei rammarichi e i dispiaceri e il rammarico e il dispiacere, che sono sensi di colpa in sostanza, per come sono andate le cose, per come sono andate le cose rispetto a come avremmo voluto che andassero, ci creano appunto dei rammarichi e dispiaceri. E rammarico e dispiacere richiama l'accanimento, perché per evitare il dolore dell'anima dovuto a questa frustrazione che noi abbiamo avuto perché abbiamo lottato per ottenere un qualcosa e non ci siamo riusciti, e in questo caso ci scattano i sensi di colpa, i rammarichi e i dispiaceri. Ma per poter colmare questi dispiaceri, per poter fare in modo di non soffrire nell'anima, cosa avviene? Non ce ne accorgiamo, ma siamo spinti all'accanimento. Ecco il concetto molto chiaro. Il pericolo dell'uomo, la vera natura energetica che forma il problema dell'uomo, in qualsiasi espressione esso si manifesti, praticamente sia di tipo di benessere, sia di tipo sintomatico, di malessere o di malattia, di sciagura o di sventura, in qualsiasi contesto esso si manifesti, è dato esclusivamente. È responsabile è l'accanimento. Ora, per capire bene il concetto dell'accanimento, dobbiamo valutare l'opposto, il sinonimo opposto di accanimento. Sapete qual è il sinonimo opposto all'accanimento? È l'accettazione. L'accettazione, accettare come vanno le cose e lasciare che passino da solo queste cose, senza accanirci sopra. Ecco, questo è l'accanimento e voglio comunicare a tutti un assioma fondamentale della nostra filosofia analogica che proprio esprime questo valore. Nella vita chi si accanisce si impicca. Questo è un punto da tenere in considerazione. Ci impicchiamo da soli con l'accanimento.
Perché l'accanimento produce energia negativa e non energia positiva. E quando dico energia negativa, parlo di energia del male, che si manifesta in prima istanza attraverso una forte sofferenza, perché questo accanimento non riesce a risolvere il problema. Secondo, dalla sofferenza si passa al dolore. In altri termini, la persona comincia a dubitare di se stesso. Entra in conflitto con se stesso, definendosi incapace di poter gestire le cose. Oppure, come se non bastasse, entra in conflitto con il destino, oltre che con se stesso, pensando che ci siano forze aliene che ci disturbano e non ci permettono una sorta di maledizione di Tutankhamen. Ecco che quando arriviamo a queste dimensioni metafisiche della vita, perdiamo la realtà, la cognizione della realtà oggettiva e quindi passiamo da una dimensione del pensiero reale a una dimensione del pensiero metafisico, quindi che nasce dal pensiero riflessivo. Quindi praticamente l'accanimento nasce da una riflessione negativa, questo è molto importante. Potremmo chiamare accanimento sinonimo di pensiero negativo. Allora a questo punto nasce un aspetto anacronistico. Come mai l'individuo può covare dentro di sé un pensiero negativo? Male verso gli altri, perché ritiene che gli altri ci facciano del male, che ci sta pure bene fino a certi livelli senza passare alla psicosi. Però è anche vero il contrario. Che praticamente non dobbiamo mai, il pensiero non deve mai attaccare noi stessi, quindi noi non dobbiamo mai avere un pensiero negativo di noi stessi. Questo famoso conflitto con se stessi lo sta invece a dimostrare. Nel momento in cui scatta il conflitto con te stesso, tu sei in aberrazione e questa aberrazione che sta a delineare, come posso dire, una visione delle cose non conformi alla realtà, mai conformi alla riflessione. Vedete, la riflessione può creare una paura, si chiama paura della riflessione, che viene distinta dalla paura reale. Quindi c'è una paura reale in noi che riguarda, dovuta a fatti oggettivi della vita. Accade una cosa e questa cosa abbiamo paura che possa ritornare a ripetersi, quindi praticamente entriamo in una sorta di delirio, la paura che possa ritornare a ripetersi. Questo è pensiero riflessivo, non è più pensiero reale. Il pensiero reale è oggettivo, praticamente attraverso la strada ho paura di subire un incidente. Questo è ragionevole, quindi la paura reale è una paura ragionevole, determinata da fatti oggettivi. Poi esiste la paura riflessiva, che è data appunto dalla riflessione. E la riflessione è rispondere alla domanda del perché mi trovo in queste condizioni. Quindi nasce sicuramente da una paura riflessiva. Il punto da tenere in considerazione su questo versante è dato dal fatto che la nostra mente è portata praticamente a celebrare per forme di scarico lo stress o praticamente le paure della nostra vita, le ansie della nostra vita. E pensate che lo fa nel sonno, quando noi andiamo a dormire, attraverso il sogno. Quindi l'accanimento crea il problema. E la mente cerca di alleggerire questo problema, si fa praticamente un'autoterapia e lo fa sognando la notte che andiamo a dormire. Ci crea una scenografia onirica, ci apre il turbamento a modo suo, ma tanto ce lo apre lo stesso, ossia con immagini oniriche che hanno una rappresentazione, come possiamo dire, quasi da io bambino in sostanza, l'orso cattivo, il lupo o il cane che ci rincorre,
che ci vuole prendere, il ladro, e tutte queste forme così da favola, in sostanza. Però lo viviamo tutto mentre dormiamo, con l'immaginazione della mente, l'inconscio si scarica, ecco, usiamo questo termine, si decomprime da tutta una serie di turbamenti che vive nell'arco della giornata. Ora, possono essere però questi turbamenti talmente forti che non basta sognare per poterli scaricare tutti. Diciamo che ha bisogno di continuare la mente questo scarico energetico e lo fa durante il giorno attraverso quelle che vengono chiamate ossessioni. Ossessioni che possono essere di tipo compulsivo e di tipo maniacale. Questo è molto importante. Maniacale sta per paura. Ossessivo, compulsivo sta che non posso fare a meno di quella cosa. Vedi, cibo, problemi alimentari, tanti problemi di alimentazione, di dipendenza al fumo, al tabagismo, alle droghe, all'alcol, vengono risolte proprio in funzione di questa azione. Poi noi abbiamo gli opportuni metodi per intervenire e parliamo con la parte più profonda del nostro inconscio affinché aiutiamo a continuare la decompressione in studio, perché non basta quella del sogno, della notte. E quindi il giorno la persona ha costantemente queste paranoie, diciamo, nella sua mente cominciano a nascere pensieri negativi, gli stessi pensieri negativi che possono creare il sogno, se li ritrova da sveglio e li deve gestire e non siamo pronti a gestirli, perché vedete, quando capita durante la notte mentre sogniamo, poi ci svegliamo, sì, possiamo rimanere turbati un attimo a risveglio se ci ricordiamo poi queste forme celebrative di scarico tensionale attraverso il sogno, ma potremmo anche, uno, non ricordare per niente cosa abbiamo sognato, secondo, praticamente, rimanere noi nel risveglio una certa, insomma, guarda te questa notte che ho sognato di tensione in sostanza, che però non dai più peso oltre questa riflessione, perché prosegui la vita quotidiana di tutti i giorni e ti dimentichi di quello che hai sognato nella notte in sostanza, anzi lo devi andare a ripescare in sede psicanalitica qualora cominciate a parlare dell'interpretazione dei sogni, cioè cosa hai sognato questa settimana, allora tu spieghi, il paziente spiega e dice: ho sognato questo, quest'altro, e dall'interpretazione di sogni, freudianamente parlando, si ricava praticamente qual è il turbamento che ti assilla in questo preciso momento della tua vita. Ma è un richiamo che facciamo, un link, perché normalmente, praticamente, il sogno, non produce sintomi. Ecco, questo è il punto che voglio dire, non produce malattia. Il problema nasce che quando ti svegli, se sono presenti, se continua la mente a scaricare attraverso pensieri negativi i nostri turbamenti, ce li riporta praticamente alla coscienza, alla conoscenza, ecco che in quel caso noi cominciamo a vivere delle paranoie, appunto, maniacali o persecutorie. Per cui inizia la genesi del sintomo, in sostanza. Prendiamo atto nella vita corrente tutti i giorni, cosa che non prendiamo atto durante il sogno, ma nella vita quotidiana prendiamo atto che siamo affetti da un disturbo dell'emotività del comportamento, ed ecco che si conclama la prescrizione del sintomo, quindi la condizione di malattia. Sono malata non solo nell'animo, con l'ansia, paura, angoscia, panico, ma sono praticamente malata anche nel corpo, con le somatizzazioni, oppure addirittura con problemi organici di tipo acuto, cronico e anche terminale. Si arriva anche a questo. Quando ci troviamo di fronte al conflitto vita e morte, in sostanza, tutto nasce da funzione di questi pensieri negativi che l'inconscio o la mente umana, nel tentativo di poterseli scaricare attraverso la celebrazione, perché il punto fondamentale è la celebrazione. Che cos'è la celebrazione? È un rito che nell'andare a rivedere
le cose accadute nel passato, tu decomprimi il tuo problema. Tant'è vero che noi lo facciamo in regressione ipnotica tutto questo, e questo raggiunge valori molto più approfonditi e rapidi rispetto praticamente a un metodo, diciamo così, verbale, dove grazie ai sistemi di comunicazione con la nostra parte emotiva, inconscia, noi ci parliamo praticamente con l'inconscio, questo è molto importante. Noi parliamo con la tua mente e diciamo, caro inconscio, qual è l'evento accaduto nella tua vita che se non si fosse verificato tu oggi non ti troveresti in queste condizioni? Ebbene, attraverso una naturale istintiva ondulazione del corpo avanti e indietro, praticamente il cliente o personaggio riesce immediatamente a comprendere quali sono le cause del suo problema. E quindi andiamo poi subito alla celebrazione di queste cause. Ecco che il rito si ripete. Lo stesso rito che la mente fa da sola durante il sogno onirico nella notte e che viene fatto in studio con l'azione dell'analogista, ossia della persona esperta sulle discipline analogiche, ossia come comunicare con la parte più profonda di noi, con il nostro inconscio, per la risoluzione dei problemi. Tutto questo viene spiegato in quattro corsi ben precisi di eccellenza. Sono 50 anni della mia vita che hanno portato praticamente a mettere in atto il programma di questi corsi che vanno a toccare in prima istanza la comunicazione, ossia la comunicazione emotiva. Si chiama corso di comunicazione analogica, in cui praticamente l'allievo impara a interagire con l'inconscio attraverso segni, gesti, parole e comportamenti e vedrete che sarà una cosa entusiasmante, atta a far sì che qualsiasi tua istanza possa essere gratificata, quindi ottenere assenso, consenso e soprattutto c'è un assioma che ben indica la finalità di questo corso appunto di comunicazione analogica, che è il seguente: nella vita chi chiede è perdente, chi sa ottenere è vincente. Bene, noi creiamo, insegniamo alle persone come poter ottenere e per far sì che questo avvenga è necessario interagire con la parte emotiva della persona contestualmente mentre si dà l'informazione verbale di che cosa stiamo trattando. Come a dire, parlo col direttore di banca o di mutuo o di altro, ma mentre parlo con lui io comincio a gesticolare in un certo modo. Ecco, noi insegniamo tutti questi stimoli, non solo gestuali, ma anche di prosemica, gestione degli spazi comunicativi, cinesica, gestualità, digitale, toccamenti. Io posso toccare il mio corpo in diverse parti e ha significati diversi, in sostanza, che vengono recepiti dalla parte emotiva e istintuale del nostro interlocutore. Quindi c'è una forte capacità interattiva. È proprio un corso, come si può dire, per quanto riguarda la guida dell'automobile, che in questo caso è proprio dovuto a una patente, anche in questo caso, ma di capacità di interazione emotiva, di poter adottare una comunicazione emotiva su una comunicazione logica. Bene, questo viene insegnato ai nostri corsi di comunicazione analogica. Poi si passa allo studio dell'ipnosi. Voi direte, ma perché si passa allo studio dell'ipnosi, che poi sono tecniche di induzione appunto non verbale, perché c'è sempre un comune denominatore che lega tutti e due questi corsi, e che sono appunto i sistemi di interazione emotiva. L'ipnosi viene fatta per darti la capacità di poter comunicare con te stesso in modo emotivo, lo stesso, dicasi, quindi non verso gli altri, che è la comunicazione analogica, ma verso te stesso, che è appunto l'ipnosi dinamica. Quindi diventi un esperto di ipnosi dinamica, così potrai insegnare agli altri e in te stesso come mettersi in contatto con la parte più profonda di voi e fare dei veri e propri negoziati con il nostro alter ego, con l'altra parte di noi, che è appunto quella che distingue
Vedete, esiste nell'uomo due pensieri: il pensiero individuo, che è il tuo pensiero, quello che stai pensando in questo momento, anche ascoltando me, e poi esiste anche il pensiero alieno. Il pensiero alieno è l'alter ego del pensiero individuo. In altri termini, c'è l'altra parte di noi che ascolta. Ora, quale delle due parti è il bene e quale delle due parti è il male? Certamente, siccome noi ci identifichiamo nel pensiero logico-razionale, quindi quello è il pensiero dell'individuo. Poi esiste il pensiero dell'alieno, che è quello inconscio, emotivo, istintuale, quello che viene chiamato intelligenza emotiva. Perché si dice pensiero alieno? Perché tu non ti fai carico di questo altro pensiero che è opposto a quello. Sapete che andiamo anche poi a denunciare una frase, tutto ciò che la parte logica afferma, l'inconscio nega e viceversa. Questo è un altro assioma importante che proprio sta a caratterizzare la presenza di due forme pensiero intelligenti presenti in noi, che aleggiano nello stesso modo come praticamente esiste l'herpes in noi. Voi sapete che l'herpes può essere, è sempre presente in noi, però può essere dormiente come può essere inattivo. E si può sviluppare. Quindi praticamente potremmo dire che il pensiero alieno esce fuori nel momento in cui diventa più forte del pensiero individuo. E noi lo sintetizziamo con la frase che quando questo avviene vuol dire che l'avatar del male, in qualsiasi espressione esso si manifesti come forma pensiero, ha preso un potere maggiore dell'avatar del bene. Per cui la persona comincia ad accusare sintomi, disagi, ansia, angoscia, paura, panico, difficoltà, depressioni, somatizzazioni, malattie organiche. Vedete poi anche questo fatto delle malattie organiche, acute, croniche o terminali. La possibilità che la mente possa influire sul corpo. Detto così può sembrare una cosa assolutamente assurda. Ma in realtà poi vai a vedere le stime di Padre Pio, tanto per dirne una, ma tante altre cose, o anche, come posso dire, guarigioni miracolose, perché vengono tutte viste ghettizzate in questo fattore di particolare eccellenza, no? Un miracolo, come a dire, questa avviene la lotteria di Capodanno, insomma, uno solo vince, tutti gli altri perdono. E invece non è vero. Chiunque di noi può fare il miracolo con il proprio guaritore interiore, questo è il punto, che è dato appositamente dalla possibilità di tenere l'herpes sempre dormiente, il male sempre per niente, dormiente, a trionfo invece del bene in noi, in qualsiasi espressione che esso si presenti, anche di efficacia, di funzionalità, non solo di malattia, quindi di sventura o di sciagura, ma anche come migliorare la propria crescita personale. È sempre il male che ci mette lo zampino, in sostanza. Allora conoscerete il demarcatore ipanotico, che è molto importante. Presente in noi, nella nostra mente, c'è un demarcatore ipanotico. Termino dicendo una cosa sola. Sapete che cos'è il demarcatore ipanotico? Il demarcatore ipanotico è il genitore cattivo della nostra vita. Cioè noi incarniamo quel genitore con cui noi siamo entrati in conflitto in questo demarcatore ipanotico, per cui ci assillerà tutta la vita questo demarcatore ipanotico, impedendoci di vivere la nostra vita bene, ecco, perché non abbiamo ancora chiuso con un atto d'amore verso questo genitore che ci ha fatto soffrire. È molto importante iniziare a conoscere anche qual è questo genitore e conoscere il demarcatore ipanotico in noi, perché ci permette di gestirlo e di trattarlo al fine della risoluzione del bene contro il male. Ebbene, questi sono argomenti di filosofia analogica, appunto del corso di eccellenza di filosofia analogica che ha come assioma: praticamente felice è colui che persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza. E siamo a tre corsi. Quindi poi c'è il quarto,
che riguarda la fisioanalogia. Però intanto seguiamo la formazione che potreste raggiungere attraverso questi 4 corsi in base agli assiomi che li rappresentano. Allora, il corso di comunicazione analogica si basa sul concetto chi chiede perdente, chi sa ottenere vincente. Il corso di ipnosi dinamica si basa sull'assioma nella vita chi penalizza sarà gratificato e chi gratifica sarà penalizzato. Poi abbiamo il corso di filosofia analogica con l'assioma felice è colui che persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza. E buon ultimo abbiamo il corso di eccellenza di fisioanalogia che dice l'assioma se non risolvo il problema finirò per ammalarmi. Questo è il punto da tenere in considerazione. Ebbene, questo parco di 4 corsi di eccellenza forma e dà titolo, se lo volete, chiunque lo può partecipare, anche se non ha finalità professionali, ma divenire e avere il titolo di analogisti, poi che si consegue attraverso questi 4 corsi di eccellenza, esperti quindi sulle discipline analogiche, olistiche, benemeliane, permette a tutti di poter lavorare, aprire uno studio, aiutare le persone, sempre come benessere olistico, assolutamente. Allopatico lo lasciamo ai medici e agli psicologi. Noi ci occupiamo del benessere olistico e quindi non solo divulgare le discipline analogiche nella vostra città e quindi in altri termini avere un'attività professionale che si aggiunge a quella che già potete fare e che oggi ha un'importanza fondamentale data la situazione sociale, ma come se non bastasse poter ricevere uno studio e parlare di queste meravigliose discipline analogiche, aiutando le persone a uscire fuori dai loro problemi. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro. Ciao a tutti amici, a presto!